Non è soltanto un cane da difesa, è il cane da difesa. Certo, anche i cani da pastore o quelli di tipo pincher o schnauzer possono essere validi difensori. Ma se si pensa a un amico che incuta rispetto con la sua sola presenza, che non permetta a nessuno di derubarci o di farci del male, ma che sappia essere anche calmo, posato ed affidabile, la prima immagine che balza alla mente è quella del molossoide. E c'è un unico cane che riesce a coniugare l'autorità e la possenza del molosso antico con l'agilità e la velocità necessarie a svolgere un vero lavoro di difesa. C'è un unico cane che soltanto guardandolo ti fa pensare: sì, adesso sono al sicuro. Belva, killer, cane pericoloso. Sul Rottweiler ultimamente si sono sprecate le accuse più infamanti. Che cosa c'è di vero? Assolutamente nulla, almeno per quanto riguarda le accuse dirette a tutta la razza. I cani killer non esistono. Semmai esistono i padroni delinquenti o scriteriati. Che un singolo Rottweiler possa essere un cane pericoloso, invece, non è del tutto sbagliato. Può esserlo ovviamente se è il padrone a volerlo, ma può esserlo, o meglio può diventarlo, anche se il proprietario è incapace di gestirlo. Proprio come può diventarlo un bassotto o un barboncino. L'unica differenza sta nel fatto che un Rottweiler mordace può fare danni più seri di un barboncino, ma non si può certo fare una colpa al cane se è grande e muscoloso.